della prima, cioè i tuoi gol sono un fior rouge della promozione, perché secondo me la prima vittoria dell'inizio del campionato è stata fondamentale per dare coraggio a questa squadra, e la vittoria di oggi è quella che sancisce definitivamente, se mai ce ne fosse bisogno, la promozione. Sì, dai, il primo è stato, ecco, l'approccio al campionato che pochi di noi conoscevano. E questo è, questi due gol sono stati importanti perché il primo stavamo passando 10 minuti un po' complicati, quindi avevamo appena subito gol e rimettere subito in carreggiata era, secondo me, stato fondamentale. E l'ultimo ci ha permesso, ecco, di stare tranquilli, quindi sono stati due gol importanti, anche se l'ultimo pensavo che non fosse buono perché non è venuto nessuno a abbracciarmi e pensavo fosse fuori gioco, erano stanchi. Anche perché ormai dico erano annullati un po' tre intendi, perché anche oggi. Sì. Ma lì cosa è successo? Perché non si è capito esatto, spiegazioni. Lui stava venendo indietro, ho fatto una cosa tipo Pogba ieri sera, però non è andato però. E una domanda, prima il collega parlava appunto del primo gol e di questi ultimi due della tua stagione. Io ricordo dopo la prima partita con l'Arzignano, si è venuto in conferenza stampa e ha detto: non sono assolutamente soddisfatto della mia prova, non sono contento. Tra l'altro dimostrando anche molta autocritica. Oggi come sei, cosa pensi della tua prestazione? Ma è stata una partita... Un umore diverso, no, immagino. Sì, no, sono anche... partite completamente diverse, anche perché credo che la forza dell'avversario sia anche completamente diversa, guardando anche la classifica. È stata una prestazione, abbiamo fatto una buona fase difensiva, a partire dagli attaccanti, quindi abbiamo sfruttato anche gli errori. Non sono state, ecco, giocate particolari, anche perché la squadra avversaria non ce lo permetteva, però l'importante era rimanere uniti, non scoprirci e portare a casa la vittoria, perché volevamo, anche se, ecco, era già, non dico quasi, ma chiudere al primo possibile, quindi contava solo quello. Ecco, l'infortunio di Longobardi e l'ingresso di Baraglia poi ha scombinato forse un parolone, però ha cambiato un po' quelli che erano i meccanismi che avevate pensato lì davanti, dove magari Longobardi faceva un movimento diverso da quello di Baraglia, oppure è stata una sostituzione quasi naturale, cioè non avete dovuto sistemare? No, cambia perché hanno caratteristiche completamente diverse, però noi è un anno che ci alleniamo insieme, quindi ormai ci conosciamo e sappiamo che chiunque, come ha detto prima, ecco, Ale, entra, anche se si è arrabbiato al momento, ecco, da tutto per la squadra, e questo è il complimento e la cosa più bella che questo gruppo credo che abbia, perché ha una comunità di intenti veramente importante. Ecco, Riccardo, oggi hai cambiato partner due volte, prima Longobardi per Baraglia, in campionato hai giocato spesso anche da trequartista, ma soprattutto in chiave l'anno prossimo, dove preferisci giocare in questa squadra? Come senti di poter sfruttare meglio le tue qualità? Con che compagno e che ruolo? No, io ho quasi sempre giocato prima punta con dei centrocampisti che facevano un tipo di gioco, nel senso che verticalizzavano. Io sono uno che va sempre, che amo proprio andare negli spazi. Quest'anno purtroppo, ma non purtroppo perché non purtroppo perché a quello che piace fare a me non è facile, perché teniamo spesso il pallino del gioco, anche sempre il pallino del gioco, ma no, quindi è anche difficile andare sempre, quindi. Però l'importante è, come ho detto già altre volte, che ci sia un'organizzazione di gioco. Poi uno può giocare più avanti, 10 metri più avanti, 10 metri più indietro, però se tutti sanno e rimano dalla stessa parte, uno può giocare, ecco, in tutte le zone del campo. Seconda doppietta quest'anno, giusto? Sì. Hai una dedica particolare, il primo gol di testa magari? Questa è una domanda un po', perché l'altro giorno in televisione mi aveva detto che non c'era il saltatore, per quello. Ma più che altro... Mi sentito subito, meglio di così. Più che altro le doppiette le fai solo contro le tue squadre. Sì, io ho passato qua 6 mesi, 11 anni fa, quindi... L'ultima C2? L'ultima C2, sì.
con Angelo Nesi. Sì. La ricordo veramente con piacere, perché è stata anche un'esperienza, a parte calcistica, credo bella e soddisfacente. Poi perché qua è stato quando abbiamo scoperto di avere un bambino, quindi l'ho saputo qua, ecco, quindi lo porterò, ecco, sempre con me. Quindi Tiago, diciamo. No, Giuseppe, è grande. È tanto tempo fa. No. Purtroppo. Grazie. Grazie a tutti.